Bentornati a 6K in Puglia. Oggi ci troviamo ai portici di Fasano, in Puglia giustamente, e siamo insieme a Palmina Cannone, presidente dell'Università del Tempo Libero. Anzi, oggi siamo proprio all'Università di Tempo Libero. E cosa c'è di particolare qui? C'è la mostra internazionale I Presepi del Chiostro, Arte, Inclusione e Pace. E oggi dedichiamo questa puntata proprio ai presepi. Palmina, dove ci troviamo in particolare? Che cos'è questa sede? Allora, la sede dell'Università del Tempo Libero San Francesco d'Assisi di Fasano è un ex convento seicentesco, precisamente il monastero di San Giuseppe, delle Carmelitane claustrali di antica osservanza. Naturalmente è stato poi ristrutturato e ora è la sede dell'Università del Tempo Libero, in cui è allestita questa vetrina internazionale a cui partecipano non solo i maestri presepari pugliesi, ma addirittura dalla Calabria, vengono da Roma, da tutta Italia, dei paesi europei, perché l'università ha in corso dei progetti Erasmus con alcune nazioni europee, e addirittura dal Perù. E le statue del presepe peruviano sono arrivate direttamente dal Perù, e questo è un orgoglio per tutti noi. Iniziamo subito il percorso, dove Palmina ci racconta in minimi particolari tutti questi bellissimi presepi. Vi vogliamo far notare con Palmina che questi tessuti, fra virgolette, bianche non sono proprio tessuti, ma sono i corredi antichi che sono stati prelevati dai cassetti, e sono i corredi delle nostre nonne, sono lenzuola, sono tovaglie con pizzi molto ricercati, eseguiti dalle ricamatrici fasanesi, e ancora odorano di bontà, la bontà e la dolcezza delle nostre nonne. E abbiamo voluto creare questa scenografia tutta bianca proprio perché l'abbiamo abbinato anche all'idea del Museo delle Arti Antiche che abbiamo all'Università, perché chi verrà a visitare i presepi potrà anche visitare il Museo delle Arti Antiche Fasanesi, dove ci sono abiti, biancheria intima e borsette e tutto ciò che può interessare non solo le donne ma anche gli uomini, perché c'è anche l'artigianato maschile. Una novità quest'anno è il presepe in bicicletta del signor Francesco Corallo di Villa Castelli. Perché è la novità? Perché il signor Corallo vuole far passare il messaggio del papà presepio che va in bicicletta a portare i doni ai bambini, in contrapposizione a Babbo Natale che invece porta con la slitta i regali a tutti i bambini. Sulla mia destra un presepe caratteristico è proprio ambientato in Palestina, quindi è un presepe palestinese ed è di Vito Colucci di Crispiano, un maestro preseparo che è pluripremiato in tutta Italia. Particolare quest'altro presepe della signora Lino Buonocore, che è di Taranto e che ha curato nei minimi particolari la natività e tutta la scena del presepe. Particolare
particolarissimo questo presepe in vetro, è di Francesco Saracino, di Pezzi di Greco, Fasano. L'autore ha voluto rappresentare la fragilità del mondo in cui l'unica certezza è la nascita del bambinello. Ci tengo a dire che, come in altri presepi che andremo a vedere, è realizzato in materiale riciclato. Il presepe nel ceppo è di Vito De Guido di Mesagne, dell'Associazione Culturale Eterogeneo. Anche questo è un piccolo capolavoro. Dello stesso autore Vito De Guido di Mesagne, quest'altro presepe tradizionale, curato nei minimi particolari. Questo presepe è caro a Fasano perché rappresenta lo stemma del comune di Fasano, il Faso. Naturalmente il Faso è molto più piccolo, ma evidentemente all'età dei dinosauri il nostro Faso era così grande come ha voluto l'autrice Eugenia D'Onofrio, che ha impiegato 2 anni per realizzarlo in ferro e cartapesta. Questo presepe è la caratteristica della terra pugliese, il trullo. Qui Gesù nasce nel trullo, e di Michele Conserva Crispiano Taranto. Poi c'è l'altro in una cornucopia ed è di Filippo Ferragina e Stefania Bax, sempre di Crispiano Taranto. Questo è un presepe artistico. Particolarissimo questo presepe intitolato dall'autrice Pasquina Triciuzzi di Fasano, Dolce Natale in Groenlandia, e realizzato tutto con le zollette di zucchero. Quindi i bambini, quando lo vedono a vedere, sono tentati di andare a leccare lo zucchero. Questo presepe è di Pietro Fumarola di Cisternino, quindi rappresenta proprio le nostre zone, il nostro territorio. È da notare tutti i particolari, il girarrosto, il mulino, l'acqua che scorre. Antico presepe di Pasquina Calandrella, l'autrice ha voluto rappresentare con le statue proprio originali antiche i presepi dei nostri nonni. Molto bene ha realizzato Rosa Lucaselli questo presepe, in cui lei ha voluto mettere in evidenza i commerce, che sono un'altra caratteristica dell'architettura pugliese e del nostro territorio. Rosa Lucaselli è di Crispiano ed è un presepe realizzato veramente bene anche dal punto di vista prospettico. Gesù nasce nel pallone, questo bellissimo presepe particolare arriva da Paola in Calabria ed è del presepista Davide Tripodi, il quale ha trovato questo pallone sgonfio sulla spiaggia e lì ha pensato di far nascere il bambinello.
Ora inizia la serie dei presepi che rappresentano in miniatura alcuni posti, alcuni luoghi proprio della nostra amata Puglia. Cominciamo con Bari. L'autore, che Gaetano Perfetta, ha voluto rappresentare Piazza Mercantile, quindi il centro storico di Bari, perché il presepe è anche arte, è anche tradizione, è anche geografia e storia delle nostre comunità. Continuiamo con il territorio. L'autore, che è di Altamura, Saverio Alfarano, ha rappresentato l'ancora, perché Dio creò il mare, creò la terra, e l'ancora metaforicamente rappresenta l'ancora della salvezza, perché solo il bambinello che nasce può salvarci. Ancora un presepe profumato di mare, e questa volta il mare di Torrecanne, perché Maria Argento ha trovato tutti questi legnetti con cui ha realizzato il suo presepe proprio durante l'estate, andando sugli scogli e sulla sabbia a trovare i legni spiaggiati. Seguitiamo la nostra passeggiata presepiale con il torrione di Fasano, l'unico che è rimasto in via San Francesco. Continuiamo ancora con il municipio di Fasano, come era un tempo, che è stato realizzato dalla signora Pasquina Trisciuzzi in tutti i particolari. Ancora Fasano con questa bellissima chiesa di Sant'Antonio Abate in Corso Vittorio Emanuele a Fasano, e da notare la processione che si svolge ogni anno il giorno dell'Epifania di Gesù Bambino di Praga, che è quel Gesù Bambino che proviene proprio dalla sede della nostra università, che abbiamo detto, l'ex convento delle Carmelitane Claustrali di antica osservanza. E ancora accanto alla chiesa c'è una masseria tipica del nostro territorio. Il presepe di prima è di Anna Rosa Cincavalli di Fasano, mentre la masseria è di De Carolis di Pezze di Greco. Pasquina Trisciuzzi, sempre di Fasano, ha voluto rappresentare in miniatura Loco Rotondo, con tutte le sue caratteristiche che conosciamo tutti nel mondo, e poi ancora ha voluto rappresentare Alberobello. Alberobello ha messo pure il presepe a Golare e ha voluto raffigurare due chiese, quella dei Santi Medici, che tutti conosciamo, ma un'altra meno conosciuta, che è quella di Sant'Antonio. E devo dire di più, che all'architettura della chiesa di Sant'Antonio, che è l'unica chiesa che ha come architettura il trullo, si è ispirato l'architetto che ha costruito il trullo del Signore a Selva di Fasano. Particolarissimo e bellissimo è questo presepe dell'associazione Hammerdown di Martina Franca, la cui presidente è Angela Castagna. È stato realizzato con il riso e con tutti i formati di pasta, con una genuinità e con una fantasia che veramente lascia sbalordito chiunque lo guardi. Un bellissimo presepe tradizionale di Domenico Pesola, e ancora di Domenico Pesola in collaborazione con la signora Lucia Scorrano di Bari, questo presepino realizzato in amigurumi e corteccia d'ulivo.
e ancora un altro presepe tradizionale di Giacomo Ricco. Questo presepe arriva direttamente da Ferrara, è stato realizzato da Adolfo Lazzari e ha un particolare che oltre a Gesù che nasce c'è anche Gesù in croce, perché Gesù da quando nasce comincia la nostra salvezza, tutta la sua vita fino alla fine è la salvezza del popolo umano. Paolo Caramia quest'anno ha realizzato un altro presepe meraviglioso. Paolo Caramia è di Crispiano. Continuiamo il nostro percorso con i prodotti pugliesi e poi un altro presepe dell'artista di Paola in Calabria e Davide Tripodi, che ha trovato questo pezzo diciamo di creta rotto sulla spiaggia e ha realizzato un bellissimo presepe. E poi Pasquina Calandrella con il materiale trovato in campagna ha eseguito quest'altra opera d'arte. Questo presepe è stato realizzato da Mirella D'Amico, che è la nostra docente di storia dell'arte, che ha recuperato i rocchetti dei fili della nonna, ha realizzato le statue e ha fatto questo presepe nei panieri che si usavano un tempo per raccogliere le olive, per raccogliere i fichi, la frutta e tutto il resto. Presepe girevole di Vito De Guido di Mesagne e il significato è non muri ma ponti, ecco perché si vede il ponticello proprio per diffondere il messaggio della pace. Entriamo nello studio d'arte presepiale di Martino Murà. L'autore, che è un artista, ha voluto attraverso le fotografie raccontare tutta la storia che precede la nascita di Gesù e poi la nascita di Gesù e tutti i pastori, tutti i figuranti che vanno poi a rendere omaggio al bambinello. Naturalmente bisogna venire e visitare questo studio e vederli da vicino. Ci sarò io a spiegare ogni singolo quadro. Eleonora Capra, un'altra artista di Monopoli, in provincia di Bari, ha avuto un'idea geniale per dire che Gesù Bambino può nascere dappertutto, anche in una scatola riciclata. Infatti ha realizzato questi due presepi proprio in una scatola. Questo presepino è stato realizzato dalla studentessa Maria Antonia Belviso con l'aiuto della mamma Vincenza Pugliese di Fasano. Presepino in miniatura realizzato nei laboratori dell'Università del Tempo Libero dall'esperta Pasquina Calandrella e in conchiglia realizzata a uncinetto. Abbiamo detto all'inizio che la mostra è internazionale e allora prendiamo l'aereo anche con la fantasia e dove andiamo? Andiamo in Perù. Infatti l'Università del Tempo Libero di Fasano già da 2 anni
ha uno scambio culturale con il Perù e soprattutto con l'associazione Arte Color Isabor e con la presidente Isabel Tapia e il fratello Carlos, che hanno realizzato questi tre presepi. Perché dovete sapere che in Perù la tradizione del presepe è molto sentita, come lo è in Puglia, ecco perché questo gemellaggio. Anzi, in Perù ogni zona c'ha il suo presepe. Infatti abbiamo la zona del mare, della costa, poi abbiamo la zona della montagna e ancora la giungla. Forse non ci crederete, ma queste statue sono arrivate il giorno di San Nicola direttamente dal Perù, dove si è recata la presidente Isabel e ce li ha portati proprio per questa mostra. Vedete anche dei manifesti sia alle mie spalle che di fronte, dove dice Italia Perù. L'Italia è rappresentata proprio dall'Università del Tempo Libero di Fasano. Infatti in Perù abbiamo inviato non solo i nostri video, ma abbiamo inviato anche dei nostri manufatti, dei nostri lavori, le nostre pubblicazioni, che sono state non solo presentate alla Fiera del Libro, ma addirittura ora stanno nel Museo del Perù. Un altro presepe molto caratteristico in Bacheca di Michele Massaro Fasano, Brindisi. Dello stesso autore quest'altro presepe sotto campana, la caratteristica proprio della Puglia, dove i nostri nonni avevano sempre dei santi e anche i presepi sotto campana. Andiamo ora a Grottaglie, dove ci sono due presepi di Ciro Bentivoglio e l'altro è di Lucia Patronelli, la caratteristica proprio della ceramica di Grottaglie, famosa in tutto il mondo. L'arte del presepe di Pietro Taurisano, Francavilla Fontana, Brindisi. L'autore ha voluto rappresentare le diverse fasi del giorno, quindi l'alba, poi il giorno, mezzogiorno, pomeriggio, il tramonto fino a sera, quando in tutte le case si accendono le luci e anche le stelle nel firmamento. Meraviglioso presepe in cartapesta della scuola leccese di Luigi Lombardi Torricella. Poi abbiamo una composizione realizzata con angioletti e palline natalizie e altre decorazioni realizzate nei laboratori dell'Università del Tempo Libero da Pasquina Calandrella. Sono stati poi sistemati da Pazza Idea la fiorista Maria Grazia De Pasquale. Continuiamo con un altro presepe in cartapesta di Antonio Candida di Francavilla Fontana. Siamo a Gioia del Colle, l'artista è Giorgio Masi, un artista pluripremiato in tutta Italia, che veramente con dovizia di particolare realizza dei capolavori presepiali. Una novità presepiale perché l'autore, che è lo scultore Antonio Santoro di Crispiano, nonché rettore dell'Accademia delle Belle Arti Arcaista, ha pensato e immaginato il presepe dall'alto, perché quando l'angelo andò da Maria ad annunciare che sarebbe
stata la madre di Gesù, venne dall'alto. Ecco la novità di questo presepe. Bellissimo e naturalmente bella anche l'idea inedita di Martino Murat, l'artista dell'Università del Tempo Libero di Fasano, che ha voluto rievocare il miracolo che ebbe il vigile 40 anni fa di avere la visione della Madonna, proprio di quel quadro della Madonna che Martino Murat ha proprio dipinto, simile all'originale, la Madonna che diceva al vigile di costruire intorno a sé un santuario. Chi si reca a Brindisi, a circa 5-6 km da Brindisi, sulla destra troverà questo santuario di Iaddico, dove la Madonna fece e continua a fare dei prodigi. Siamo orgogliosi all'Università del Tempo Libero di ospitare anche quest'anno una opera straordinaria in cartapesta leccistri del maestro professor Francesco Invidia, che è conosciuto in tutto il mondo, che è il presepista dei pontefici e che l'anno scorso ha esposto perfino un suo presepe al Quirinale. E le sue opere si trovano a Betlemme, si trovano dall'America all'Europa, insomma tutti conoscono nel mondo la capacità artistica e l'espressività di questo maestro cartapestaio, che naturalmente si è formato alla scuola leccese. Presepe popolare di Antonio Bello, che fa parte dell'Associazione Nazionale Amici del Presepio, con sede a Taranto, perché quest'anno l'università ha ospitato anche molte associazioni. Ecco perché i presepi del chiostro hanno come sottotitolo l'arte, e ne abbiamo vista profusione, ma anche l'inclusione, perché vogliamo includere non solo il territorio pugliese ma tutti i popoli del mondo, e il presepe ha questa capacità di unire tutti. Presepe in terracotta sotto campana di Vincenzo Basile Taranto. Ritorna la campana perché è una nostra tradizione. Il censimento di Mauro Tomaselli Taranto, che è il vicepresidente sempre dell'Associazione Amici del Presepe, che ha come sede Taranto. Ci sono dei capolavori presepiali. Alla mia sinistra c'è la fontana, che è la rappresentazione proprio caratteristica del presepe. Sono di Francesco La Notte, Bari. Il campanile di San Benedetto a Conversano, l'autore sempre Francesco La Notte. Questo campanile fa parte di un ampio complesso monastico che è costituito da corpi di fabbrica compresi tra il X e il XVII secolo, che hanno inglobato parte delle mura megalitiche della cinta muraria medievale. Il campanile fu realizzato nel 1655 e si articola su tre ordini ed è coperto da una cupola maiolicata.
Il terzo presepe di Francesco La Notte è la Natività. Nel presepe napoletano, da metà Settecento, la Natività, anziché essere rappresentata nella stalla, viene sempre più ambientata in un tempio romano diroccato. A influenzare questa scelta, che vuole significare il trionfo del cristianesimo sul paganesimo, ha certamente contribuito l'interesse suscitato dalla scoperta della città di Ercolano avvenuta nel 1734. Fonte di ispirazione per la creazione di queste scenografie presepiali sono state le opere dei cosiddetti rovinisti, che erano dei pittori specializzati nella rappresentazione dell'architettura classica. Il presepe di Francesco Montagna, Bari, che è un presepe in cornice, l'abbiamo ambientato tra i nostri lavori che eseguiamo nei laboratori dell'Università del Tempo Libero, e la damigiana, che è simbolo proprio della pugliesità, con il macramè, che è un merletto che le nostre nonne usavano fare, e ancora abbiamo l'arcolaio e lì i cerchietti per ricamare in bianco. Le decorazioni natalizie in macramè, come la damigiana, sono dell'esperta Adele Gagliulo. Siamo nella stanza degli acquerelli di Rosita Achille, una pittrice conosciuta in tutta Italia, che ha voluto anche realizzare un presepe artistico, perché alla Mostra Internazionale I Presepi del Chiostro, all'Atere, noi abbiamo anche mostre di oli e acquerelli, perché chi viene a visitare la nostra mostra deve trascorrere un'ora, due ore in un mondo fantastico, in un mondo di fiaba, dove tutto è pace, tutto è colore e tutto è serenità, proprio come il Natale. Gioie di grandi e piccine, c'è anche all'università la scala presepiale, il che consiste nella messa in scena di tanti altri presepi di autori vari, e si soffermano soprattutto i bambini che vogliono andare a visitare come se fosse tante casette di Gesù Bambino. Se abbiamo visto i presepi in bicicletta, non poteva naturalmente all'Università del Tempo Libero di Fassano mancare alla nostra mostra internazionale il presepe nel motocarro, ed ecco che ci abbiamo anche questo, con tutti gli ambienti proprio fasanesi della nostra tradizione, curati da Anna Rosa Cincavalli dei minimi particolari. Anna Rosa è fasanese e quindi ha rappresentato non solo la tradizione fasanese, ma quella di tutta la Puglia, dove il presepe è soprattutto famiglia, è tradizione, è dolcezza, è bontà, è lo stare insieme. Ed ecco, poi non poteva mancare il Bambinello di Praga. È un pezzo di grande pregio, anche artistico, è del Settecento, appartiene alla confraternita La Salette San Francesco da Paola, che gentilmente ogni anno ce lo presta, perché deve stare sempre, siamo alla nona edizione, ma il Bambinello è stato sempre dalla prima edizione, perché lui protegge, è il Bambinello dei miracoli, e a Fasano c'è molta devozione
perché c'è un altro bambinello proveniente proprio da questa sede, dall'ex convento delle Carmelitane, che si trova nella chiesa del Rosario, che anticamente nel 600 era inglobato in questo edificio. E io veramente con questo bambinello voglio augurare a tutti tanta serenità, tanta salute e tanta pace nel mondo. C'è tanto, tanto, tanto da vedere. Grazie mille Palmina, veramente, per la tua accoglienza e tutte le spiegazioni. Ovviamente è meglio venire qua di persona a vedere questi presepi, anche se abbiamo cercato in tutti i modi di prendere più particolari possibili. Sono io che ringrazio invece te Valeria, ringrazio io Pino, ringrazio Donato, perché siete veramente di una disponibilità e di una gentilezza squisite, ed è sempre un onore per l'Università del Tempo Libero di Fasano invitarvi e naturalmente formularvi gli auguri di ogni successo. Ad maiura semper, io Pino, sai che in Puglia. Grazie. Ricordiamo che la mostra è gratuita ed è aperta fino al 15 gennaio 2023, ogni giorno dalle 18 alle 20. C'è da fare la scala, bellissima scala addobbata, veramente molto bella, però chi è impossibilitato di camminare c'è l'ascensore, che è una cosa molto importante. E io volevo anche dire che per i gruppi di turisti sono disposta anche ad aprire di mattina dalle 10 alle 12, però previo avviso. E si trova il telefono sul nostro sito. Lo scriviamo comunque sotto il video. E ciao da Fasano e dalla mostra internazionale I Presepi del Chiostro. Se vi è piaciuto questo video, cliccate mi piace, iscrivetevi al nostro canale se non l'avete ancora fatto e soprattutto mandate questo video anche ai vostri parenti e amici, perché il bambinello di Praga porterà e proteggerà anche loro. Buona fortuna a tutti e sai che può interessare o coinvolgere anche te.